Sempre vigile, eh? Ma non sarà mica un'ora che mi sto portando dietro questa torcia che non si spegne mai. Una misera torcia che sta accendendo tutti i fuochi di Volca. Senza volerlo. Che turbo!
E siamo a tre, ancora uno. Una volta aperto non sono già arrivato alla fine. Manca poco, ma non sono ancora alla fine. Che finalmente ho finito con queste torce, mamma mia. Sto sclerando. Povero me.
Aiutami, per favore. Ma al solito le poverine non può scendere, se no si fracassa le giunture. Tu stai qua a bruciare carne alla griglia. Cosa stai facendo? Ah, aveva attraversato il muro. Ho sbloccato un nuovo potere Ferai. Appiattiti contro certi muri, te li fa attraversare. Scree! La corda! Arrivo, che maroni, arrivo! Non darmi una cordata in testa, se no ammazzi. Che quelle corde lì siamo a leggere, ma se ti cadono dall'alto, permetti, ti laceranno metà faccia. Ciao! Questa deve essere la sala delle divinità Din. Direi che è una giusta intuizione. Queste statue sono gigantesche.
Cosa facciamo adesso? Dobbiamo trovare un modo per attraversare entrambi questa stanza. Potremmo doverci dividere. Non potremmo. Ci dobbiamo dividere. Volente o nolente. Non mi servono più tutte queste pietre. Ne ho prese anche troppe. Cavolo, quanti è che ne ho? 18. Ne ho accumulate anche troppe ormai. Non sto scherzando. Che figa tu che hai a saltare però, mamma mia. Io non lo farei mai. Anche perché con la sciga che ho sempre addosso, scivolo e volo giù nella lava. E questo qui è l'ultimo stage. Dopodiché c'è il balordo che mi aspetta, tutto contento. Tralasciando il fatto che è probabilmente il boss più pattone di tutto il gioco, però vabbè. Pattone intendo scarso. No, non mi serve più, basta. Basta batterie, ne ho anche troppe. Poi c'è il sovraccarico, esplode tutto. Maremma maiala. Usare la mano libera per prendere il tarocco, no? Solo la destra, la sinistra deve riposare.
troppo alto per me da saltare. Dovresti farlo. Cosa? E adesso scrivi? La statua dall'altro lato della caverna è ancora in costruzione ed è tenuta in piedi da quelle corde. Che corde? Corde invisibili. Da quelle mezze corde. Oppure dalla forza di volontà. Buttati giù, fatti un bagno. Gli mancano i piedi a sto poveraccio, non dovrebbe neanche essere in grado di restare in equilibrio. È tutta una truffa di Dean. Ma se per errore cadesse indietro, com'è che la mettiamo? Non la spostano più, sono fottuti. No! Di nuovo, ho capito che ti piace possedere le cose, ma... addirittura un'intera statua gigante.
La gente che esplode quando arrivo io. Ho fatto la trasformazione esplosiva. Ok, e adesso? La gemma di cui parlava Marikel. Dobbiamo trovarla. Grazie per avermi aperto la strada. Sto arrivando in mezzo a 1000 fuochi d'artificio. Questa cosa pesa una tonnellata. Potrei avere bisogno di aiuto. Dio mio, se consuma questa, uè. Dovremmo abbassargli il voltaggio. Mi consuma un'intera pila. Capito che è forte quanto vuoi, però. Basta torce, mi escono dagli occhi, ho anche le lanterne. Vuoi salvare? Ma sì, ormai sono alla fine.
Tanto vale farlo. Metti che si blocca. Sono talmente fortunato.